presenza toscana del nostro candidato alla segreteria del PD, Emiliano, e lo ringraziamo per aver dedicato alcune ore stasera a Firenze provincia per farlo transitare di qua. A Firenze abbiamo inaugurato la prima sede e l'invito che facciamo a tutti noi che siamo qui nella Piana Fiorentina per spiegargliela a lui, quel territorio che collega storicamente Firenze a Prato e a Pistoia, ma che in realtà è il terzo distretto industriale italiano, il primo della regione toscana, perché gli affari non si fanno a Firenze, si facevano a Prato, ma ora c'è grande crisi che c'è i cinesi. Questa fascia interna eccola, che va. Eccola. Ecco, vieni, vieni a Firenze. Questa fascia interna che viene chiamata Piana Fiorentina, in realtà è piena di fabbriche che, nonostante la crisi, riescono. Che vorremmo mettere nelle mani del candidato perché è stato sindaco capace e che noi conosciamo poco, Emiliano. Persone che possano fare del bene soprattutto agli altri, non a se stessi. Quindi io non appoggerei persone che approfittano del partito, ma voglio persone che lavorano per far crescere il partito. Allora, noi abbiamo un problema oggi, che i sindaci, gli assessori, qui abbiamo dei vice sindaci, i consiglieri comunali iniziano ad essere a un livello di difficoltà nel loro lavoro, per cui perdono la credibilità verso i propri cittadini, perché non hanno risorse economiche, quelle poche risorse economiche che abbiamo non vanno avanti le opere per via della burocrazia o alcune volte anche delle indagini della magistratura, che questo è un paese complicato, se sei stato magistrato sai cosa voglio dire. Allora noi diciamo questo, PD o non PD, i comuni sono sempre stati i punti di riferimento dei cittadini. Dobbiamo trovare un modo serio nella complessità dei problemi. A noi non ci piace chi ci promette che tutto si risolve facilmente. Noi vogliamo persone normali a governare problemi complessi, che abbiano però il cuore rivolto soprattutto a chi più soffre in questo momento. Una di queste sofferenze sono gli amministratori locali, che sono in grande difficoltà, perché qui abbiamo un esempio. A Signa ci sono due piazze, in una il sindaco, la giunta, gli amministratori hanno preso un'iniziativa e hanno deciso di spendere 100.000 euro con la stessa azienda per fargli completare l'opera, e i cittadini sono contenti che l'opera la vedano, sono sotto inchiesta perché non potevano, non hanno seguito bene le procedure, vedremo come va a finire. C'è un'altra piazza a Signa che hanno rispettato tutte le procedure perché una ditta è fallita, ha lasciato tutto a mezzo e i cittadini di Lecore si domandano da due anni come mai la piazza non viene finita. Cioè è difficile spiegare queste cose ai cittadini che non vogliono conoscere tutte queste difficoltà, vogliono delle risposte concrete. Allora è un altro dei tanti elementi di crisi che abbiamo in Italia e che a nome degli amministratori io farei parlare a Alberto che ci ospita come sindaco del territorio. Però poi si dà la parola conclusiva a Emiliano, che deve su questo punto dire la sua. Noi lo conosciamo poco, però lui è stato, prendete informazioni, graditissimo sindaco dove è stato e è graditissimo presidente della regione Puglia. Noi speriamo che si possa impegnare nella politica. A noi ci piace anche perché chi ha fatto bene il sindaco sa fare bene anche l'amministratore, perché quando una mamma ti dice il bambino me lo prendi a scuola o non me lo prendi, e il sindaco deve dire sì o no, non possiamo buttare in politica. Noi purtroppo abbiamo dirigenti che nella vita non hanno mai operato né nella vita privata né nelle amministrazioni e quindi vivono su un livello che la gente non li comprende più. Bene. Il mio grande amico Guerfo ha avuto la pazienza di ospitarci credo in questa occasione. Un saluto forte a Emiliano, che ci ha onorato di essere qui. Io mi sento di rappresentare gli altri rappresentanti degli altri comuni della Piana Fiorentina, un'area veramente importante, ha detto Paola, a livello nazionale. Io credo oggi in questo momento non abbiamo più bisogno di tante promesse. Le promesse che amministra tutti i giorni, oramai la gente è stanca della solita promessa e alla fine dice
è inutile continuare ad andare in comune, tanto non abbiamo più nemmeno la speranza che il sindaco da buon parroco o da buona rettitudine gli possa dare una risposta di sollievo. Oggi le persone hanno bisogno di meno chiacchiere e più fatti. È difficilissimo amministrare in prima linea perché i comuni, ahimè, come te sai, siccome l'hai fatto l'amministratore locale, siamo in prima linea e dobbiamo naturalmente vivere in questi meandri di questa burocrazia che non ci permette di dare quelle risposte immediate che oggi ce n'è veramente bisogno. Perché in un contesto, anche se questa zona, a differenza di tante altre parti d'Italia che te avrai l'occasione di andare a visitare, diciamo è ancora una piccola isola felice. Ma da essere un'isola felice, a fare un altro passo ci siamo molto vicini. La gente non ci dà più il tempo. Che poche cose, però quelle cose che poi siamo in grado di poter fare. Le chiacchiere oramai, bravo, e c'è chi ne ha fatte anche troppe chiacchiere. Abbiamo due, io finisco qui e ti ringrazio di essere venuto. Ancora un minuto, perché il tema di amministratori locali sta a cuore a molti. Noi abbiamo due vice sindaci dei punti estremi, Calenzano e Bagnarese. Allora direi facciamo parlare un attimino Pilare. Ma io devo dire, rappresentare, io rappresento qui, sono vice sindaco del comune di Bagnarese, nel comune di media grandezza, quindi 26.000 abitanti della zona sud di Firenze. Io ho avuto, devo dire, come Enrico, che ho avuto l'onore di essere assessore alle politiche sociali alla casa, e in questo momento è veramente dura. È dura perché di fronte ad una crisi che comunque ha fatto emergere un problema vistoso su tante persone che il giorno prima avevano un lavoro e il giorno dopo vengano a noi dicendo non ho più un lavoro, non riesco a pagare l'affitto, non riesco a pagare le rette alla scuola, le risorse dei comuni sono veramente a zero. Tagli sul fondo sociale regionale, sulla casa abbiamo avuto un taglio molto, ma molto forte sui contributi affitti, che per noi vuol dire tanto, riuscire una persona a permettergli di pagare l'affitto è già tanta roba. Io su questo devo dire, vedo da parte anche del Partito Democratico un po' attenzione sulla tematica del sociale, mentre è di rimente, io ho molto apprezzato quando lei ha detto si deve rifacere dagli ultimi. Qui sembra sempre che gli ultimi siano dimenticati, stanno in quella fascia di uscire, se ne occupa io Enrico, i sindaci in prima linea, perché poi toccano anche a loro, ma non c'è il minimo interesse. Ancora di più io credo che ne sia consapevole quando ci si rapporta poi con la sanità. Allora lì veramente diventa una situazione complessa in una regione come la Toscana, che devo dire su tante cose è un fiore all'occhiello, manca collegamenti tra sociale e sanitario, le persone le vengono spatacchiate in qua e là, quindi poi arrivando a noi ancora più arrabbiati. Io credo che la tematica del welfare e della sanità debba essere centrale anche nella nostra mozione, se si vuole davvero ripartire da quelle persone che oggi non si sentono più rappresentate da nessuno. Bene, e si diventa nuovi amministratori, il primo punto d'appoggio per l'offesa. Grazie, l'altra parte della piana, Calenzano. Il mio omonimo, sì. L'omonimo della piana. No, io prendo spunto da quello che ha detto Paolo, a quello che ha detto Alberto e a quello che ha detto Ilaria. Ilaria e Bagnaricoli è la porta dei Chianti, la parte sud-est di Firenze. Calenzano è la zona nord-ovest e l'altra parte, ci si occupa di sociale. C'è un paradosso in Toscana. Uno pensa alla Toscana, pensa al sociale. La Toscana ha comunque una tradizione di servizi sociali fatti insieme all'associazione del volontariato. Ma cosa si vede in questi anni? Quello che è stato detto, per esempio, anche recentemente a Lingotto, dice Renzi, si è messo 80 milioni sui dopo di noi. Benissimo. Serve. Poi ne leva 800 dai fondo ordinario sociale della non autosufficienza. Cioè, il problema è tutto qui. Non è che tu puoi fare uno spot su un progetto innovativo necessario e levare fondi ordinari ai comuni. Questo è il dramma micidiale. Bisogna rimettere la normalità e la gestione del quotidiano e far sì che i sindaci abbiano i mezzi per poter gestire i propri comuni. Venga. Anche al discorso del sociale, mi occupo prevalentemente di scuola, sui bonus, perché noi, ora qui c'è il presidente della conferenza educativa di zona, siamo a Centellinare, si è fatto ora la media di quanto costano i nidi, no? Vedete, verificare un po' di non creare discrasie sul territorio, eccetera, cioè, la regione distribuisce soldi a seconda dei servizi offerti nei vari comuni, i criteri, vabbè, sono abbastanza normali, diciamo così.
di distribuzione di risorse. Poi ci arriva dal governo centrale il bonus di 1000 euro a tutti. Ecco, questo noi a volte si è detto, se quelle risorse venissero filtrate attraverso i comuni sarebbe meglio, perché noi verifichiamo che il bonus va a tutti, anche a chi noi diciamo no, guarda, il nido lo devi pagare, insomma, quando dobbiamo distribuire poi le risorse regionali che ci arrivano, noi ripartiamo poi i soldi. Si potrebbe sintetizzare così, ecco, che negli ultimi anni è stata anche una politica di annunci, di bonus, ma soprattutto di dare soldi così, arrivano 1000 euro, arrivano 500 euro una cosa senza un obiettivo. Da presidente della conferenza zonale, lui ci ha dato il presidente della nostra società della salute anche. Noi abbiamo una realtà particolare, noi siamo tutta gente vera, gente che non vive di politica, gente che vive in mezzo alla gente, i problemi li sente direttamente e si sa anche quando si vede un problema, si sa trovare anche il risultato e la soluzione, si sa farlo. Bene, trovare uno Stato nostro, con governi nostri, che le cose te le guarda dall'alto, che ti tratta quasi da avversario, che non ti prende in considerazione, non mette in movimento quelle che sono le nostre competenze. È lo stesso orrore che si vede in altro ambito, in ambito scolastico, e qui parlo a livello di lavoro, dove una burocrazia accecante ammazza soprattutto quelli che hanno voglia di lavorare. Più uno ci mette impegno, più uno rischia di essere fatto fuori. Questo non va bene. A Michele e poi si fa i brindisi insieme. Allora, io voglio ringraziare Guelfo per questa magnifica ospitalità e tutti voi. Guarda un po' anche là. Volevo ringraziare Guelfo per averci aperto casa sua, per averci ospitato. Volevo ringraziare Paolo per avermi fatto il regalo forse più importante che si può fare ad un amico, altri amici che mi stanno guardando ovviamente con delle aspettative molto alte, questo capisco, e quello che posso promettervi è di fare quello che ho sempre fatto nella mia vita, parlare possibilmente dentro la misura di ciò che posso fare, di ciò che riesco a pensare di riuscire a fare, e poi casomai con il vostro aiuto anche superare quella misura. Mi è successo anche con un po' di fortuna tante volte. L'ho fatto innanzitutto facendo il mio lavoro per la Repubblica Italiana come magistrato, l'ho fatto in Sicilia, l'ho fatto a Brindisi, l'ho fatto nella città di Bari. Vi garantisco che l'Italia è un posto complicato, dove assicurare i diritti e la sicurezza delle persone non è stato sempre semplice. C'erano tempi in cui nella mia città era impossibile entrare a Bari Vecchia. Io non so se qualcuno di voi l'ha mai vista, mettevano testa in giù le auto della polizia, quindi per 10 anni ho fatto il magistrato nella mia città e poi devo dire con una imprevedibile fiducia popolare, perché tutti dicevano, soprattutto a sinistra, io sono sempre stato un uomo di sinistra, quindi avevo sempre pensato che non avrei mai fatto politica, ero uno di quelli che al bar dello sport parlava male dei politici, lo ammetto. E quindi quando a un certo punto, in modo quasi tellurico, perché così è andata, la città mi ha spinto alla candidatura a sindaco di Bari, io stesso ero incredulo e devo dire questa incredulità però è passata anche attraverso una accettazione. Non avevo bisogno di fare politica, adesso anche Crozza mi rompe le scatole, ma è la verità, quello che hai detto appena adesso, cioè io ho il mio lavoro, avevo le mie passioni, però casa mia era in disordine, casa mia era un posto dove 4-5 famiglie, vi ricorderete che cos'era Bari, facevano quello che gli pareva, costruivano palazzi sul mare, non ricostruivano il teatro Petruzzelli, non si costruiva una casa popolare da 30 anni, il sindaco mio predecessore era proprietario di aree edificabili per 60 ettari, non consentiva l'edificazione per tenere alti i prezzi delle aree, succedeva di tutto, l'interesse privato dominava sull'interesse generale e quindi nonostante avessi
ripeto, altri orizzonti dal punto di vista professionale, sono arrivato alla politica per dovere civico, non perché avessi un fuoco sacro particolare. E abbiamo cominciato in città un lavoro quotidiano, direi, un po' come Guelfo fa i suoi salumi o coltiva i suoi campi. Non ho fatto niente di straordinario. Sì, abbiamo demolito i palazzi di Punta Perotti, abbiamo bonificato la fabbrica d'amianto della Fibro, che era nel cuore della città, che ha provocato migliaia di morti, abbiamo costruito le metropolitane di superficie che collegano tutti i quartieri periferici con la stazione, abbiamo realizzato l'aeroporto di Bari, lo abbiamo ingrandito, abbiamo fatto tantissimi centri sociali, abbiamo lavorato nelle periferie, mettendo in campo tutti, preti e laici, senza distinzione, amando dritto per dritto tutti. E immaginate che il primo gesto che feci una volta candidato sindaco fu quello di rinunciare alla scorta. Io ho vissuto 15 anni sotto scorta, di prendere la mia Guzzi California, che ancora esiste, ed è l'unico mezzo di mia proprietà, perché l'auto che vedete qui è noleggiata da me, ed è l'auto del presidente della regione, perché insomma, con quello che guadagna un presidente della regione si può pure noleggiare l'automobile e pagare 500 euro al mese per l'auto, ed è una cosa ovviamente che mi riempie di orgoglio. Ho vissuto semplicemente questa dimensione di sindaco. La città di Bari è la città dal punto di vista aziendale diciamo più funzionale d'Italia. Mi sembrerà strano, nessuno ne parla, un po' come di me come candidato alla segreteria. Nel senso che è la città col minor numero di dipendenti, il costo del lavoro del comune di Bari è il 23-24% della parte corrente, abbiamo dimezzato il numero dei dirigenti, è una città che ha vinto l'Oscar del bilancio negli ultimi 2 anni della mia amministrazione, non è una città ricca, ma non è neanche una città in difficoltà. Un po' quello che mi è successo nel primo anno da presidente della regione: avevamo un disavanzo in sanità molto forte, in un solo anno lo abbiamo colmato e abbiamo diciamo un avanzo di qualche milione di euro, il che non vuol dire che abbiamo risolto i problemi della sanità. Potrei continuare a parlare di questa roba, ma non risolveremmo il problema. La verità è che ho fatto il sindaco, e lo slogan da presidente della regione era il sindaco di Puglia. Perché? Perché avevo capito che non si può governare questo paese senza i comuni. Se non hai alleati i sindaci e non li metti in condizione di lavorare al meglio, è inutile che tu possa pensare di governare la città. Veramente ho avuto come alleati anche gli insegnanti, li ho avuti da ragazzino, perché ho vissuto l'emigrazione al nord, perché mio padre per trovare lavoro ha dovuto andare a Bologna, e io lì non mi sono neanche accorto di essere un piccolo del sud, grazie ai miei insegnanti. Ricordo il loro nome a memoria, mi hanno insegnato a parlare, a ragionare, mi hanno insegnato la storia di questo paese, che cosa ha significato la resistenza, che cos'era il movimento operaio, il movimento dei contadini. Voi sapete che il movimento dei contadini in Puglia ci ha dato l'onore di avere Di Vittorio, però la Puglia è anche la terra di Aldo Moro, e per quanto dimenticato purtroppo troppo rapidamente, si è trattato di un uomo che nell'assemblea costituente ha scritto l'articolo 1 della Costituzione: la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro. E io, ecco, potrei dirvi che dopo di me il sindaco di Bari, l'attuale sindaco di Bari, è diventato addirittura il presidente dell'ANCI, che è una soddisfazione molto molto importante che si dà alle città ben amministrate. E ho continuato a lavorare così, a lavorare con questo telefono, che qualcuno mi ha preso in giro perché durante l'ultima emergenza neve questo numero di telefono andò in parallelo con le centrali della protezione civile. Io l'ho detto in diretta televisiva perché capii che c'era un problema di overdose di informazioni che non riuscivano a passare. Io ho passato 2 o 3 giorni in sala operativa fino a che il sindaco di Sant'Eramo era andato un po' in tilt, diciamo, sotto le 4 metri di neve a Sant'Eramo non erano propriamente normali, quindi il presidente della regione in quei giorni si è trasferito a Sant'Eramo ed è stato con lui 3 giorni. All'inizio era un po' arrabbiato perché... Sì, immagino che all'inizio si è un po' arrabbiato perché gli prendevo la scena, perché poi succede pure questo. Però quando si è accorto che con la neve
non si guadagnano consensi, con la neve si rischia di rimanere distrutti come immagine politica, ha capito che in quel momento l'aiuto di tutta la regione nei confronti del suo comune era importante. E la stessa cosa penso che noi dovremmo organizzare tra i sindaci italiani. I sindaci italiani hanno avuto in questi anni il più grande taglio di trasferimenti che si potesse immaginare. Se anche le regioni, lo riconosco, e lo Stato centrale avessero fatto gli stessi sacrifici, probabilmente saremmo fuori dalla crisi e non avremmo bisogno di tenere così alta la pressione fiscale. Naturalmente la mia storia personale rispetto al problema che mi avete posto dovrebbe in qualche maniera garantirvi, ma questo non basta. Io avrei piacere, perché il nostro programma di governo del partito e del paese è un programma che io ho presentato qualche giorno fa in una sezione del partito a Roma. Voi sapete che abbiamo questa fissazione della partecipazione reale, tutti adesso stanno parlando di partecipazione, tutti hanno parlato della piattaforma informatica dove noi vogliamo chiudere col tesseramento, cioè basta la tessera, basta la tessera sanitaria, la inserisci nel computer, viene identificato da un PIN, dopodiché tu puoi partecipare alle attività del partito, e se non partecipi la tua scheda, la tua tessera scade ed è finita con questa storiella dei pacchi di tessere che vanno e che vengono. E naturalmente un partito così deve essere basato sulla partecipazione reale delle persone. Tutti ne parlano, ma noi l'abbiamo fatto, l'ho fatto quando mi sono candidato a sindaco la prima volta. Il programma è stato scritto in 12 forum con centinaia e centinaia di persone, la stessa cosa ho fatto da presidente della regione, 4 milioni e mezzo di persone attraverso 5.000 iscritti alle sagre del programma, così si chiamavano, hanno scritto il programma della regione Puglia. Io non partecipavo alla scrittura del programma, né i politici potevano partecipare, avevamo solo il diritto di escludere in tutto e in parte ciò che gli iscritti alle sagre ci proponevano. Nessun punto del programma è stato escluso, su quello ho fatto la campagna elettorale, su quello il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo. E noi stiamo facendo tutto come fa Guelfo con l'elenco di tutte le cose che deve fare ogni giorno. Smarchiamo in maniera puntuale, precisa, tutte le azioni che dobbiamo fare. Stiamo cercando di sostenere anche i sindaci nella lotta alla povertà. La Regione Puglia è la prima regione italiana ad avere varato il reddito di dignità. Significa che è operativo, significa che sta funzionando, significa che stiamo facendo non solo d'azione di denaro, quello lo facevamo anche prima, sia pure in forma meno precisa, ma stiamo facendo politiche per far rientrare nel mondo del lavoro tante persone che ne escono. E il reddito di dignità ha anche misure di questo genere. Io sono il sindaco, forse ve lo ricorderete, che mentre stavo facendo una intervista in TV, dietro di me un signore si buttò della benzina addosso e cercò di darsi fuoco. In quel momento, come capita spesso, mi sono girato di scatto, gli ho strappato la bottiglia della benzina, lui però insisteva che voleva a tutti i costi darsi fuoco, e io ovviamente per bloccarlo l'ho dovuto un po' al punto che il giorno dopo Repubblica mi ha, era un'edizione finta per scherzo, dice: Emiliano salva dalle fiamme un cittadino e lo uccide schiacciando. Perché ecco, fare il sindaco è una di quelle funzioni che si fa anche col corpo, non solo con le parole, si fa toccando le persone, si fa sentendo. Quando i nostri cittadini vivono in luoghi malsani, si sente dall'odore che hanno addosso, si sente dall'odore dell'umido che hanno addosso, e naturalmente ti senti veramente in colpa. Nel comune di Bari abbiamo varato un piano casa, sembrerà strano, come quelli di Fanfani, che è roba vostra, come quelli dove abbiamo costruito centinaia e centinaia di alloggi popolari, ma non col vecchio sistema delle periferie isolate, ma con i mix, cioè con accordi pubblico-privato dove, demolendo vecchie case popolari, si realizzavano pezzi di città completamente reintegrati e rinnovati, quindi senza consumo di suolo, ma inserendo nei condomini privati le abitazioni di proprietà del comune, che quindi poi venivano assegnate in modo tale da non creare i quartieri ghetto. Potrei continuare. Quello che ovviamente mi ha spinto a candidarmi è che mancava
dentro la proposta del congresso qualche cosa che cambiasse diametralmente la storia del Partito Democratico. Io avevo bisogno fisico di riportare il mio partito da dove noi siamo venuti. Non sono una persona che ha lo sguardo rivolto al passato e quindi non ho fatto, dopo un travaglio durato 24 ore, ho pensato che non potevo lasciare il Partito Democratico, mi stavano spingendo da tutte le parti, perché è chiaro che quella operazione di scissione sarebbe stata ancora più forte per certi aspetti o più grave per altri aspetti se io avessi accettato quella strada. È stato dolorosissimo, credetemi, ma sia Enrico che Roberto sapevano perfettamente, perché per due giorni ne abbiamo parlato, che io non avrei accettato così facilmente di andare via dal Partito Democratico. E ancora oggi glielo dico, oggi ho avuto la fortuna di incontrare alcuni amici, Miguel Gotor, che è il braccio destro di Bersani, e devo dire che è stato un incontro commovente. Ancora oggi io gli ho detto, se mai dovessi diventare segretario del Partito Democratico, la prima cosa che faccio è riportarvi dentro, è riportarvi in un luogo dove voi vi dovete sentire a casa. Io non avevo capito che quel trattamento che io avevo subito da Presidente della Regione Puglia, sul quale non mi voglio intrattenere, da parte del Presidente del Consiglio e del Segretario, loro lo avevano subito tutti i giorni in Parlamento in una maniera drammatica, e girando per la Toscana ho capito che quello è un metodo vero e proprio di governo. Ecco, quel metodo di governo, onestamente, ecco, quel metodo di governo non funziona così. Il sindaco di Bari, che è mio figlio dal punto di vista emotivo, dal punto di vista politico, voterà per Renzi al congresso e io sono amico suo esattamente come prima. Non sto facendo una sola telefonata. Nessuno si deve sentire minacciato dentro il Partito Democratico per aver espresso il suo libero punto di vista. Questa è stata tutta la mia vita, garantire la libertà degli altri, e vorrei da segretario garantire anche la vostra. Buona pelle. Un attimo, due comunicazioni importantissime. Allora, Michele, sì, è venuto qui, faccio un saluto, l'abbiamo apprezzato, però ci chiede anche un impegno: fino al 30 di aprile chi non ha la tessera può comunque dargli una mano invitando le persone a partecipare alle primarie. Noi abbiamo due tempi di questa partita, una dentro il partito, e sarà difficilissima per lui in tutta Italia. Non è difficile, noi abbiamo deciso di arrivare terzi, ecco. Io non sto scherzando, cioè io sono presidente di una regione e in teoria amministro 12-13 miliardi l'anno, e in teoria a fare la gara, a fare le tessere, mi potevo mettere pure io, ma non ci posso rimettere la faccia a 57 anni per una fase congressuale perfettamente inutile a fini politici. Quindi vi prego di mantenere la più grande serenità da questo punto di vista e di rispettare voi stessi. Finito con la fase dentro ai partiti, però se ne apre una con le persone. Quindi quel giorno che ci saranno le primarie in Italia, in tutta la Toscana, noi dovremo dare un apporto importante. Da questo punto di vista, oltre a chiedervi un aiuto, Salvina, la conoscete quasi tutte, è pronta per accogliere i vostri numeri, perché abbiamo creato una rete su WhatsApp in cui tutti i giorni sappiamo tutti quello che facciamo, e sta crescendo molto. Quindi mi raccomando, ultima cosa, ultima ultima cosa. Michele sta qui con voi ancora 20 minuti, poi, quindi chi lo vuole avvicinare, chi ha bisogno di parlarci ci fa. Fra 20 minuti noi andiamo all'Isolotto, dove c'è un'iniziativa analoga a questa per il mondo della scuola. Ci farebbe piacere se 10, 20, 30 persone potessero seguirci là e finire con un altro cocktail. Perché qui c'è l'antipasto. Grazie.